Sono Roberto Scarpetti, sono un drammaturgo e quest'anno ad agosto del 2015 sono stato alla Mousson d'été, un festival di drammaturgia francese, Pont e Mousson, in cui è stato presentato un mio testo che si intitola Viva l'Italia, la morte di Fausto Iaio. È stata fatta una mise en scène diretta da Roberto, il tutto grazie a Fabulamundi e a Fausto. Era la prima volta che questo mio testo veniva presentato fuori dall'Italia, quindi per me è stata anche la prima volta in cui ho potuto assistere a, in questo caso, una lettura in una lingua che non fosse italiano. Per me è stato molto interessante, molto utile poter partecipare al festival, sia perché mi ha dato la possibilità di capire se fosse il caso e se ci fosse bisogno di fare un intervento sulla traduzione, in questo caso perché Viva l'Italia verrà trasmesso in radio su France Culture a novembre, e quindi la lettura mi ha fatto capire che c'erano dei passaggi che erano comprensibili per un pubblico italiano, ma probabilmente un po' ostici per un pubblico francese, quindi sono veramente molto utile. Ma oltre all'utilità professionale, proprio legata alla mise en scène del mio testo, è stato molto interessante stare al festival, avere l'opportunità, che poi credo che sia proprio il fine ultimo di Fabulamundi, non soltanto la diffusione di testi italiani, francesi, tedeschi, spagnoli o romeni, questa rete di teatri internazionali o comunque di festival internazionali che si scambiano proposte drammaturgiche, ma credo anche che un elemento importante del progetto di Fabulamundi sia proprio lo scambio non soltanto di testi, ma di esperienze teatrali da parte di chi scrive di teatro, che è una cosa abbastanza difficile, perché poi alla fine i drammaturghi si confrontano molto di più con gli attori e con i registi che con altri scrittori di teatro. E questo è possibile invece in situazioni come la Mousson d'été o anche Sharpia, cioè il festival che ci ospita in questo momento, che è stato un elemento importante. Grazie.